nel video precedente, siamo all'interno del deposito di cannibali dove la squadra si è dispersa e stiamo andando a, vedete qua, pesano le teste per vedere a quanto venderle, a quanto mangiarle, perché loro si tengono a dieta, no? Quindi se 200 grammi di testa al giorno. Niente, il gruppo si è disperso, qua doveva esserci teste sottovuoto, qua doveva esserci, è fatto bene comunque l'ambientazione, eh? Cioè è un peccato andare veloci, cioè è pieno di dettagli. Quindi Katia è stata catturata, andiamo. Possiamo passare. Qua potremmo attivare la corrente, ma sapete che vi dico che io... Allora, proviamo a attivare la corrente. Che succede? Non l'ho capito sta roba, cioè, no, appunto. Tutti stanno seduti immobili, ormai non sento neanche più lo stomaco. Ha fatto bene ascoltare quei pazzi che dicevano di bere tanto, ma non ascoltare quei pazzi. Settimana fa 5 idioti l'hanno trangugiata e lì si sono esplose le budella. Io ho aspettato e poi la mattina sapeva di pollo. Ah, mi sa che è il corridoio. Ah, aspetta che... Sì, ma non mi danno niente, raga, cioè... Mi danno ingranaggi, ingranaggi. Non c'è niente. Almeno ste munizioni fammele prendere, no? No, neanche queste. Pieno di munizioni non posso raccoglierne. E quindi niente, c'è Katia che è stata catturata. Gli altri si sono divisi. Questa qua diciamo che è la sequenza un po' più shooting, meno furtiva del gioco, anche se giocandolo... No, io mi tengo questo. Io mi tengo questo. Anche se giocato in modalità difficile, ragazzi, qua non... Ok, qua non dobbiamo andarci. C'era della carne. Carne, vedi? La carne c'è. Qui! Oh, è morto. Intanto questo qua l'ho sistemato. Merda! Ho lanciato il coltello perché volevo risparmiare il proiettile. Solo che saltano come matti questi. Forse mi conviene scendere direttamente giù di là. Dove mi fa partire? Oh, Madonna.
Devi rifare tutta sta parte. Ok, raccogliamo tutto. Qua non mi hanno colto impreparati. Ma arrivano. Allora un attimo. Raccogliamo tutto prima di andare avanti. Allora, entriamo qua dentro perché qua dentro, se non ricordo male, vedete, qualcosina c'è. Merda. Abbiamo risparmiato qualche proiettile. Direi di salvare perché comunque sta andando bene. Guarda questo. Del resto, raga, non li si può neanche. Questi non avevano cibo, si sono iniziati a mangiare umani, cioè. Nel senso che non so io cosa farei nei loro panni, però. Cioè, ovviamente se, nei, nei panni. Se, nei, nei, pa, nei panni del protagonista proverei a ucciderli anch'io, che dico mangiatemi, fate bene. Però. Salviamo ancora che abbiamo raccolto un po' di roba. Vediamo quanti kit medici. Abbiamo un kit medico, quindi gestiamocelo bene. Utilizziamo solo in caso di necessità. Potrebbero droppare qualche kit medico, ragazzi, però. Qualche kit medico potrebbero dropparlo. Riesce a salire. Ah, salviamo ancora per sicurezza, si sa mai. Cura qui. Vedo niente. Qui si tratta di sparare, eh? Cioè, se finisci le munizioni, raga, è game over, nel senso che devi probabilmente ricaricare. Quindi qua dobbiamo stare attenti a. Sì, qua ti danno dei proiettili, però. Qua game over. Se fai un errore. Era qui.
Vediamo se ho recuperato tutti i coltelli. Fondamentale. Mi sembra che ne avevo 6. Vabbè. E i coltelli, usare i coltelli. Usare i coltelli è fondamentale. Vedete, anche in questo caso. Ora però io vorrei. No, 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 esce. Fammi vedere cosa c'è qua. Qua c'era qualcosa da raccogliere. Ora però vorrei andare a vedere cosa c'è qua sopra. Ok, è un altro percorso ancora. Niente, allora passiamo di qua. Dai. Riusciamo a gestircelo in modo un po' più furtivo. Ancora uno. Questa è l'altra strada. Che ansia, ragazzo. Puoi sapere, la cosa bella comunque è che ogni colpo che spari davvero, cioè, devi davvero stare attento. E poi non sai mai se vale la pena esplorare per cercare qualcosa, oppure se sprechi, cazzo, fatela entrare, fanculo la radiazione, non c'è bisogno di vivere. Ce li avevamo gli stranieri stronzi, dovevamo arrostirli, ora è troppo tardi. Un po' sprecato perché in realtà non ho trovato nulla di utile, quindi è servito fino a qua un po' sprecato i colpi. Un po' di batteria. Merda. Vedi? Per risparmiare un cazzo di proiettile. Se risparavo subito evitavo di farmi colpire. È difficile, raga, capire quando, come agire, specialmente se si tratta di una run.
c'è la prima rana. Ok, ho recuperato anche il coltello che avevo sprecato. Ora non ho capito quello che era sopra. C'è uno che è qua sopra, guardalo, fanculo. Ce n'è uno che è lì sopra, è sempre rimasto là sopra, non ho capito perché ha smesso di sparare a un certo punto. Però quella combo lì che ho fatto con i coltelli, con quelli lì top. Quindi bisogna replicare. Oh no, di nuovo da qua. Peggio di prima. La luce. Dai, almeno le armi le ho recuperate. Ma eventualmente posso proseguire anche di qua. No. Sarebbe stato figo evitarli tutti quanti. Ora però la cosa positiva è che ora non mi hanno visto. Recuperiamo tutto. Prossimo anche un pochino meglio, quello sopra è morto. Mamma mia, quanti proiettili sto risparmiando con i coltelli. Vorrei anche scatenarmi e sparare un po' di più, però allora, vediamo. Non so, mi fa salire. Allora, vediamo un attimo, verifichiamo di aver preso tutto per bene. Dimenticato. Ok, proseguiamo. Ah, salviamo. Ok, da qua attiviamo il ponte. Ok. O attiviamo il ponte e apriamo la porta, non lo so. Di qua non è successo niente. Ah, l'unica strada è questa. Dai, non stiamo andando male. Sto risparmiando tanti proiettili comunque. Ok, raga, non è facile
sfruttare così i coltelli. Merda. Che cazzo devo fare? No, quanti colpi ha ste cose? No, è troppo impegnativa da portare in giro. Troppo pesante, troppo scomoda. Sette proiettili, grazie. Ne ho dovuto usare 500 per far fuori sto tizio. Adesso tu mi dai sette proiettili. Questa situazione qua sta diventando un po' grave. Se, ragazzi, davvero se non avessi usato i coltelli adesso sarei fottutissimo. Mi sarei trovato in situazioni assurde. Da ora in poi mi fabbrico l'inverosimile, a parte che con i materiali che ho. Forse questo potevo anche attaccarlo di sorpresa, sapete? Oppure potevo lanciargli una molotov. Di molotov ce n'ha più tante. Beh, usiamo le molotov. Qualcuno, perché ho paura che poi dopo di Molotov ne recupero troppe, ne ho troppe e poi non posso più raccoglierle. Un kit medico, ti scongiuro. O magari dammi un bancone di creazione. Ogni tanto posizionami un bancone di creazione in modo che posso provare a sopravvivere. Wow, bellissimo questo. Guarda questo. Coltello ne ho ancora tre. Andiamo. Soldato 1, è già un mese che siamo rinchiusi qua dentro, come topi. E cosa abbiamo concluso? Questo ad esempio era un tecnico. Era un tecnico. Solo per portare così.
quegli idioti, il loro stupido consiglio, capirei se fossero gli operai a inventarsi delle cazzate del genere, ma che bisogno c'è l'ufficiale di fare quei giochetti? E come credono che possa essere dovuto? Se le scorte elementari comunque sono finite, follia. Il dottore ha ragione, noi tecnici radio siamo qui per un motivo, non solo salveremo i nostri compagni, aiuteremo anche migliaia di superstiti là fuori. L'unica cosa che dobbiamo fare è riparare le antenne per sapere al vero governo che siamo vivi. L'incidente più importante. E poi il dottore gli ha tolto la testa. Non si apre niente. E poi è bello perché sta spasmodica ricerca di materiali per sopravvivere, perché se arrivi a un certo punto del gioco, raga, non c'è materiali, è un casino, devi ricaricare i salvataggi precedenti, è un disastro. È bello perché ti aiuta comunque aiuta comunque a guardare lo scenario che è realizzato veramente bene. Artyom, lo sapevo! Dietro di te! Nessuno, proprio come gli altri! Avanti! Fermo! Sì, lascialo non andare! uccidermi! Subito! Ricordi cosa ti ho detto? C'è un farmaco... Ora taci! Stai bene, Artyom? Grazie al cielo! Inizi che l'ha conciata male, Facciamo rapporto al colonnello. eh? Allora, mettiamo via. Ok. Papà, sono io. Arthur, stai bene? Dove stai? Nell'infermeria. Artyom mi ha trovata. Ottimo lavoro, Artyom. Dove devono andare? È un ascensore in fondo al corridoio. Arriva dritto al centro di comando. Andiamo! Ma non troppo in fretta. Devo riprendere fiato. Davanti te che mi fai da scudo. Anche le mosche davanti allo schermo. Fatto davvero bene, raga. Davvero bene. Vediamo questo che dice. Questo qua è il soldato, vedete? I ragazzi sono ancora vivi. Adesso sanno che non moriranno invano, perché sono andati fuori a riparare l'antenna, appena riparato l'antenna hanno sollevato dal suo incarico. Probabilmente per fare le loro robe, per catturare le persone, insomma. Mai visto niente di peggio del culto sul Volga. Silantius e i suoi maledetti fanatici. Ok, non so cosa. E invece no. A quanto pare non c'è mai il limite al peggio. Lì per poco non ci uccidevano. Qui per poco non ci mangiavano. Pensare che era un dottore. Non fa niente. Vediamo cosa succederà. Dopotutto siamo sopravvissuti anche a lui. Grazie al cielo, Anna. Non me lo sarei mai perdonato. Va tutto bene. Chi avrebbe potuto saperlo? Chi poteva sapere che questa creatura... Mi dispiace. Ci sono cascato come un pivello. Il ministro mi avrebbe incontrato. Ho lasciato accecare l'avvocato. Io persino trattato con deferenza. La maledetta Anna. Questi mostri ci hanno preso in giro proprio. Loro costringono le persone sottoterra con l'inganno. Questi invece
Informazioni vecchie, collegamenti non ci sono più da me. Però quelli illuminati hanno funzionato per alcuni anni dopo la guerra. Cosa c'è lassù? Caspian 1, un centro di comunicazione. Ce n'è un altro identico al Novosibirsk. E adesso che farai? Ci trascinerai in un altro punto? Non lo so, Anna. Dobbiamo prendere una decisione. Sì. Hai tutto quello che ti serve, idiota! Ce ne andiamo! Un momento, finisco di decifrare dei dati. Forza, forza! Ok, fatto! Che succede? Salviamo raga intanto. Questo lo capisco. Allora, mettiamo le lancia le Molotov. Adesso dobbiamo prendere sto carrellino. Faccio l'ultimo diario. Quelle persone sono dei mostri crudeli, delle bestie. Tu non hai ancora la mia arma, aspettate, vi farò rivedere il soldato che si è incazzato perché ho scoperto che si mangiano le persone. Quindi se troviamo un soldato, magari un amico, possiamo... Io sto giù, raga, non posso cercare colpo. Almeno che... sparano fuori da sopra. Oh, posso chiudere mia arma. Aia. Però non posso sprecare colpi. Però muoio se ne sparo. Che situazione di merda. Ho fatto saltare qualcosa. Ma quando arriva il carrellino, eccolo lì. Merda. Minchia, quanti ne stanno arrivando? Un esercito di cannibali. L'ho sprecato, ancora. Ora dovremo trovare il vero. E ancora questo ci voglio trovare bunker. Alcune ore dopo. Ci ha sencavato, ma dobbiamo essere più preparati con l'inventario perché. Pensare che avevo creduto a quelli fossimo in guerra. Che ci fossero ancora dei generali a dare gli ordini. Ah, che idiota sono stato! E allora non sono in guerra, era tutta una cazzata.
Lo facevano per mantenere la Ripeto la gerarchia. domanda. E ora che facciamo? Potremmo tornare a Mosca per raccontare la verità sulla guerra e sul governo. Ci sparerebbero a vista. E anche se riuscissimo a passare, cosa potremmo fare contro l'ANSA? Senza prove, chi ci crederebbe? E se tornassimo sul Volga, potremmo vivere lì. Cosa facciamo con la gente del posto? Non erano proprio felici di averci lì. Li uccidiamo tutti? C'è qualcuno che vuole farlo? Quando eravamo a Mosca, Artyom sognava di trovare un luogo in cui poter costruire una colonia. Perché non ci proviamo? È una buona idea, ma come lo troviamo? Continuiamo ad andare in giro senza meta? L'Aurora ha bisogno di essere messa a nuovo. Cosa facciamo se si guasta? Satelliti. In che senso, satelliti? Vuoi andartene dal pianeta? C'è un centro di comunicazione satellitare sul Mar Caspio. È sopravvissuto alla guerra. E se riuscissimo ad ottenere l'accesso ai dati raccolti dai satelliti? Non dovremmo più girare a casaccio. Avremmo mappe dei livelli di radiazione e anche le foto satellitari ci sarebbero molto utili. Questa... E se là ci fosse qualcosa di peggio dei cannibali? Certo, è possibile. Quindi questa volta saremo molto più cauti. E poi, c'è qualcuno che per caso ha un'idea migliore? Io no. Bene, allora sembra proprio che abbiamo un piano. Artyom, dobbiamo cercare il posto che volevi? Allora facci sentire il fischio. E si parte. Tre mesi Bello sto ghiaccio. Gioco, mi piace. Tre mesi che ci hanno messo a dura prova. Ma dopo lo Yamantau siamo pronti ad affrontare qualsiasi avversità. Pochi chilometri ci separano ormai dal centro di comunicazione Caspian 1. Le mappe al suo interno ci indicheranno un posto privo di radiazioni dove poterci stabilire in pace una volta per tutte? Non lo so. Ma cosa ci resta se non la speranza? Il deserto non è una passeggiata. L'equipaggio soffre il caldo e la sete, e l'Aurora non è al massimo della forma. Il carbone è finito, e abbiamo iniziato a bruciare quello che avevamo a disposizione. Traversine, rami. Raga, io direi che... magari ci vediamo anche il prossimo video. Vediamo magari adesso come inizia. Ci siamo sul treno, salviamo e ci salutiamo. Però secondo me si... Ok, allora vediamo se mi fa salvare. Mi puoi salvare ora. Allora, ci vediamo questo filmato. Sono passati 3 mesi, eh. C'è il salvataggio automatico, no? C'è solo sabbia e caldo. Sto da schifo qui. Proviamo a dirlo al barone. Va bene raga, dai, ci... Sembra che qualcuno arriva lì. Già, come stanno gli uomini da mio? Dai, tanto penso che comunque mi farà ripartire comunque da qua. Mi farà ripartire dal capitolo. Tu e Damir fate una ricognizione dell'area. Dobbiamo trovare quel maledetto bunker e andarcene subito dopo. Colonnello, potremmo avere qualche problema. La caldaia basta malapena per un tè. E abbiamo anche finito il carbone. Capisco. Dobbiamo riuscire a trovare una soluzione. Anna, Damir, ho un altro incarico. Cercate acqua e carburante. Sam, prepara gli uomini. Dobbiamo organizzare le difese. Ricevuto.
Ci vediamo. Cerca di fare attenzione, intesi? Artyom, dobbiamo scoprire chi sono quegli uomini con l'auto. Sembrerebbero dei banditi qualunque, ma non possiamo correre rischi. L'auto era diretta al villaggio. A quanto pare, lì hanno un ripetitore che dovrebbe avere un po' di informazioni. Proprio quello che ci serve ora. Vai pure quando vuoi. Ok. La tua motrice può... Non mi fa salvare. Ah, salvataggio in corso. Sì, ma molto lentamente e non per molto. Il motore è troppo debole per tutto quel peso. E non ci è rimasto ancora. Ok, ha salvato, mi sa. Ha salvato, raga. Io direi che ci possiamo vedere al prossimo video. E come sempre invito a supportare il canale con un piace, un'iscrizione. A me il gameplay sta piacendo tantissimo. La storia, beh, non è incredibile, però il gameplay e l'ambientazione sono veramente fighi, secondo me. Giocato in difficile proprio ti tiene proprio in tensione, perché non solo devi è dura, con pochi colpi muori, ma devi anche stare tutto a quanto... Comunque ci vediamo nel prossimo video. Come sempre, raga, mi raccomando un'iscrizione e alla prossima. Ciao.